Thank you.
27? Sì. 27 luglio 2014. Siamo a Bodense, lago di Costanza, Immestadt von Bodense. Per una 50 km in questa splendida foresta, con un sole splendido, anzi talmente splendido che piove che Dio la manda. Abbiamo aspettato tutta notte per scendere dal camion, perché veramente è stata una notte di tragedia. Abbiamo viaggiato... ma dite qualcosa, da dove siamo venuti? Non si sa da dove siamo venuti. Vicino a Hamburgo. Da dove andiamo? Da vicino a Hamburgo. Vicino a dove? Auf Wiedersehen. Andiamo a vedere i partecipanti a questa folle gara. Quanti siamo? Eccoci all'Expo, ecco il grande Piero che riteneva il pettorale. Per solo i 36 euro abbiamo avuto uno splendido pettorale cumulativo. Piove che Dio la manda, quattro tendoni impiantati in mezzo al bosco. Abbiamo capito che il circuito è di 2,5 km tutto in giro a questa piccola radura. I due bergamaschi qui sono pronti, facciamo la foto di partenza, mancano 10 minuti. Vado a prendere il bastone, chi ce l'ha? Vado a prendere il bastone. Aspetta, facciamo la foto, va. Mi prendi qui? Sì. Poi, se non servono. Dai, lì a fare la foto. Foto. Te la faccio io dopo. Aspetta. Bruno, ci fai una foto? Ragazzi, scusa. Ci fai una foto? Clac, qua, clac, tac, quello grande. E vai, grazie. Perfetto, pronti per morire. Allora fa. C'ha lui tutto. Allora? Oh, la cocchiera, certo. E l'ombrello? No, stai così male. No, ma il male. Vediamo che ce l'ha. Siamo pronti a partire. Andiamo a vedere la zona di partenza, dove sono esposti in modo glorioso i nostri nomi. Tre italiani che si sono immolati per questo circuito. Ricordo che alle 7 sono già partiti quelli della 100 km. Ecco qui, guardate sotto questo tendone. Abbiamo Man Turbo Infoterra, Vito Paolo e non c'è Carla. Scusa, dov'è Carla? Carla dove l'ha messa? Eccola là, Carla Gavazzini. Bene, siamo al completo. Aspettiamo questi 10 minuti per partire, che siamo impazienti di testare il circuito. Wir starten pünktlich um 8 Uhr. Ihr habt schon gesehen, die Einzelläufer, die sind um 7 Uhr gestartet. The singles 100k did start 7 o'clock. Okay, we see. Okay, that. We start 8 o'clock. Wir starten jetzt um 8 Uhr die Staffeln und die 50er. Ihr lauft in diese Richtung, this direction. Yes. Immer links rum. Left turn, left turn, left turn, left turn. Yeah? How long is it? One lap is 2 kilometers and 419 meters. Okay. 2,419 Kilometer ist eine Runde. Ihr müsst genau 41 Runden und eine Extraschleife machen. Diese Extraschleife zeigen wir uns. You have to do an extra loop at the first round, at the first lap, an okay. extra lap. Yeah? Ab dem zweiten Mal immer die normale Runde laufen. Ihr seht, hier wird immer abgezogen. Hier sieht man, wie viele Runden man ihr schon geschafft habt. Wir haben 5 Runden, 6 Runden und so weiter. Die 50 Kilometer, 50k, have to do 21. Die 50 Kilometer müssen 21 Runden laufen. 100k have to do 42 rounds. Die 100er müssen 42 Runden laufen. Ja? Das ist Jürgen, der ist zuständig für die Verpflegung unten.
Die Staffelläufer linke Seite, die Einzelläufer rechte Seite. The team runners left hand drinking and the single runners right hand drinking. Mm-hmm. If you have anything you like to drink, Coke or anything, just ask Jürgen with a mustache. Ja? Okay. Gut. Die Runde mit der Schleife ist die letzte. Nein, die erste. Die erste Runde. Die erste Runde. Da stehe ich und weise euch raus. Ja? Und dann dreht ihr da, wo Jürgen steht. Da dreht ihr. Ja? Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ihr seht auf der Strecke ungefähr 300 Meter von hier ist ein Dixi-Klo für die Läufer im Notfall. Ansonsten unten im Stadion sind die Kabinen geöffnet, nachher zum Duschen, zum Aufwärmen und natürlich auch für die Toilette. Ja? Sono le shower nello stadio. Alles klar? Lo stadio? Ja, ne? Die 50 Kilometer, die machen eine kleine Extra-Wendemarke. Die müssen praktisch 200 Meter rauslaufen und die 100er, die müssen 400 Meter rauslaufen. Ja? Und die erste Runde ist aber erstmal fast normal. Und wann kommt das Zeichen für die Schleife? Ungefähr bei Kilometer 2, da stehe ich. Okay. Da stehe ich persönlich und weise euch raus. Ja? Ne? Ich weiß genau, wen ich rausweisen muss. Ja? Wechsel für die Teamläufer immer da hinten, damit wir hier sauber immer alles registrieren können. Immer da unten wechseln, kurz abschlagen, Körperberührung reicht. Ja? Ihr könnt euch frei einteilen, ob ihr jede Runde wechselt oder ob ihr einer drei Runden durchläuft oder wie auch immer. Das darf jede Staffel frei einteilen. Ja? Na ja. Alles klar. Dann wünsche ich euch und uns allen, dass der Regen bald aufhört. Prognose ist positiv. Wir werden es dann sehen. Ja? Morgen dann. Alles klar. Also, in gut zwei Minuten hier der Startschuss mit den Startläufern. Hi Thomas. Hello. You remember of me, Nastasia. We are always the last one. 50 kilometer. Yeah. No problem. Oh, 25 sono 2, 4, 20 giri. 20 giri. Adesso primo giro c'è un'extra round da fare. Stiamo attaccati almeno al primo giro. Come si chiamano laps? Runde. No, round, no. Totale 20 giri. Sì. 20. Bisogna passare di là che ti. Davanti al ristoro ti fa vedere il numero tutte le volte che giri. Sì, anche davanti là. Fa vedere il numero. Se non sbagliare fai tre giri in più. Cioè. 21 o 20, vabbè, 20. No, 20 più il primo che è diverso. Ma dai 50 chi la fa? Tutti? Tutti. Sono partiti in 7 alle 7. Abbiamo fatto. Lì sono lì, guarda lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 su 8. Ha preferito fare la 1180 con il Thomas lì, 2180 Thomas, ma dopo lui ha voluto fare quell'altro. Non hai pensato. Come volere? Arriva sempre. Abbiamo fatto la statua e arriviamo sempre ultimi. La pedata nel culo e c'è la scopa che ci dà, col trattore che ci spinge. C'è una sciura sul trattore che ci spinge. Attenzione. Stiamo per partire. L'emozione è al top. Non vediamo l'ora di partire. Siamo un po' umidi. Umidi. Preparazione. Ho c'ho il telefono, che se no. 30 secondi. 30, 29, 28,
jetzt los. Ich freue mich. Siamo tre piccoli maiali. Siamo tre. Ecco qua, facciamo una bella foto ai partenti. Okay. Ecco qua, schierati tutti i nostri eroi. 4, 3, 2, 1. Che botta! Che botta! Vai Thomas, che vinciamo stavolta! Ale, 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 ale. Non abbiamo visto Pino Tundo alla partenza. Non è che fa l'accento. Sì, ma il primo round è diverso, stiamo attaccati. Ecco, in mezzo a questa bella selva oscura e piovosa. La selva si apre, entra un po' di luce. Siamo al primo chilometro del giro. Ok, non ho fatto partire. Ecco qui al primo chilometro, come dicevo, la selva si apre, c'è una leggera salitina, dovremo rifare 20 volte. Andiamo su. In pratica tutto il circuito dovrebbe essere pianeggiante, tranne questa salitina. Ricordo che siamo a circa 2 chilometri dalla riva del lago di Costanza, vicino a Immestad, nella parte tedesca del lago di Costanza. Lago di Costanza, che ricordo, è diviso in tre stati, la parte austriaca, la parte svizzera e la parte tedesca. Bellissimo questa parte invece, qui siamo a 1,5 km. Tutto bello. Sentierone sterrato. Ecco il primo giro a questa piccola deviazione in mezzo alle vigne. No, non sono vigne, sono pere o mele. Comunque un frutteto che poi non rivedremo più. Ecco qui uno dei due simpatici organizzatori col baffone. Giro torna. Arrivederci. Ecco il simpatico Vito Piero
nazione sciolta e andarli a girare. Come mai che ci vuoi? Per andare in pari con i 50 km. Okay. Girati, girati, girati. E poi si ricomincia. Ed ecco Cappuccetto Giallo! Cappuccetto Giallo is coming! Hello? Hello? How many times? 20 times. 20. Ed eccoci al secondo chilometro più il giretto di compensazione che abbiamo fatto. Entriamo nella selva oscura e tenebrosa. Il plotone avanza con passo sciolto. Non fermo proprio, ho visto se si chiudono, te le lascio lì, poi li chiudi magari. Mettili in macchina. Qua apposta, l'ho visto che nessuno lì. Poi ti do la telecamerina, prossimo giro ti do la telecamera. È lungo il dove c'è il campo di calcio, lungo. No, non c'è il campo di calcio qui, è giù il campo di calcio. La freccia lì, docce e... Io mica ho visto niente. Adesso il prossimo giro te lo dico. Comunque se è qua. Ecco che passiamo per la prima volta sotto lo striscione. Ciao ciao! Cammina, siamo arrivati quasi all'ultimo giro. Sono ben 21 giri di questo circuito tedesco sul lago di Costanzo. Andiamo giù a vedere se è vero o non è vero. Qui ci abbiamo Sor Piero in dolce attesa. L'ultimo giro. Andiamo a fare l'ultimo giro. Eccoci qua all'ultimo giro. Appena cominciato. Andiamo a scoprire cosa c'era di bello in questo 50 km. Questo è il posto forse più affascinante del giro. Il bosco fa questa ombra, questa luce verde.
Ciao. Si esce dal bosco per un attimo, in mezzo a queste paludi, la gran pioggia che è venuta, su questa ampia radura. Al termine si esce al primo chilometro dal bosco, abbiamo un grande campo di grano, là in fondo c'è il lago di Costanza, qui ci sono i cartelli che indicano che siamo a 3 chilometri da Immestad, che è la città sul lago di Costanza. Ci sono anche i nomi della via, questa è Cristiani Weg. Piovuto a dismisura durante questi 50 km. Forse solo adesso all'ultimo giro ha smesso di piovere. In cima alla salita c'è un percorso da ginnastica, comunque queste sono le parallele. E quindi invece una specie di strada qui a pescarsi. Poi per il resto si continua sempre in un bosco meno fitto, su questo sterrato. Smile! No smile! Tutto bosco. Ci siamo al chilometro 2. Si esce fuori dal bosco e c'è una coltivazione di pere molto curata. Tutta l'erba tagliata bene e le reti antigrandi. Così si è ridotto il bosco con le precipitazioni di questa mattina. Sembra di stare in Florida. Finalmente arriviamo al 50° chilometro. Vediamo se c'è qualcuno. Finita! Bravo, Paolo, vai! 9 Stunden und 8 Stunden, 9 Stunden und 23. Der Musikverein Musikheim hat uns die Baugeräte gestellt. Das Bauunternehmen Strasser hilft uns immer. Plus Innenstadt, da dürfen wir unten das benutzen. Jawohl, sehr gut. E così è finita. Non siamo molto considerati. È finita anche questa 50 km. Com'è andata, Pier? Bene. La passeggiata? Vabbè, pioggia più che altro, però tutto è andato bene. Meno male, no. Un po' noiosa però alla fine. Sì, però. Gira, sempre questi 4 alberi. Tanta roba. Va bene, dal lago di Costanza è tutto. Arrivederci. Alla prossima.
Adesso te lo danno anche a te, vedi che te lo danno. Flottes Stündchen schneller, der Vito. Oh, danke. Hallo Vito. Abbiamo tutto. Dann ein Pärchen, die sind schon weg, den haben wir eben schon flächen Handrücken. Barbara, Manfred Fischer. Siamo stati anche premiati. Intervista prima. I festeggiamenti continuano sul lago di Costanza. 50 fette, 50 km. Il nostro amico Piero mangerà 49 fette e una la lascerà a noi. Che modello di torta è questa? Giusto per capire. Cioccolato della Mamon. Cioccolato, pere, pinoli, uvetta. Ah, bene, bene. Ecco, vedete là in fondo il Bodensee sì, sullo sfondo, il famoso lago di Costanza. Bellissimo. Anche se non si vede il sole da 6 o 7 anni qua. Vabbè, una piccola. Dai, te la faccio io poi voi a me. Oh, i soliti noti. Oh, ci troviamo sul lago di Costanza. Che bello. A giocare con le papere. Che bello. E poi fa, guarda, attento, fa. Hola.